Buonasera e benvenuti a Ulisse, il piacere della scoperta. Questa sera vi racconteremo una storia che ci porterà nel cuore dell'antica Roma, 2000 anni fa, e avrà due protagonisti principali. Lui si chiama Vinicio ed è un aristocratico romano dell'epoca di Nerone. Lei invece si chiama Licia, è una principessa barbara fatta prigioniera dai romani. Eccoli, come vedete sono due bellissimi giovani e sarà una storia in effetti appassionante, una storia d'azione e anche una storia d'amore ovviamente, ma sarà soprattutto un viaggio, perché seguendo questi due protagonisti infatti e le vicende che li uniscono esploreremo la Roma imperiale. Ma diversamente da quello che facciamo di solito, la storia che vogliamo raccontarvi questa sera non è mai esistita, come non sono mai esistiti i suoi due principali protagonisti. Eppure li vedete. Perché? Perché questi due personaggi sono usciti da un romanzo, anzi, da uno dei romanzi più letti del Novecento, Quo Vadis. Davvero Licia ha disegnato un pesce? È la prova che è cristiana. Sembra che i cristiani non siano come crediamo. Dov'è Licia? Dov'è? Roma è in fiamme, mezza città sta bruciando. Sventurate, sacra città di Priamo. Pregate, l'ora è arrivata. Date al popolo i cristiani e torturateli. Abbiate il coraggio di dire a voi stessi che non hanno bruciato Roma. Pensate che Quo Vadis è stato scritto addirittura sul finire dell'Ottocento da un romanziere polacco, Henryk Sienkiewicz, e gli è valso addirittura il premio Nobel nel 1905. E non solo, ha avuto così tanto successo che a meno di 30 anni dalla sua pubblicazione il cinema aveva già tratto 3 film da questo libro. Ma sarà il quarto film, un colossal hollywoodiano del 1951, a sancire il successo definitivo di questa storia. Nulla io vedo che non sia perfetto. Roma è un mare di fiamme, brucia da un capo all'altro. Hai sentito? Ecco il mio trionfo. Dà al popolo quel che vuole, dà loro sangue e vendetta. Quo vadis, Domine? Dove vai, o Signore? Amore, intrigo, tradimento, morte. In Quo vadis non manca davvero nulla. E come abbiamo visto, la grande macchina hollywoodiana ha intuito subito le sue potenzialità, mettendolo in scena con le sue grandi star e tutti i suoi mezzi potenti. Attenzione però, i personaggi sono sì di fantasia, ma attorno a loro si muove un mondo vero, ricostruito in questi film in modo scrupoloso e accurato. Ma in effetti Quo Vadis non è solo una grande storia d'amore, è anche un affresco molto dettagliato di un'epoca, l'epoca in cui su Roma e su buona parte del mondo allora conosciuto regnava l'imperatore Nerone. Noi abbiamo avuto un'idea, e cioè quella di seguire le vicende avventurose che legano Vinicio e Licia, ma con uno scopo ben preciso, come dicevamo, cioè quello di addentrarci nella capitale dell'Impero Romano e scoprire le tante curiosità della vita di allora, la vita quotidiana, ma conoscere anche alcuni personaggi reali che hanno davvero segnato il destino dell'impero. Se volete, sarà un po' un dietro le quinte, una moviola, per capire ciò che è vero e ciò che è falso di quell'epoca. Insomma, anche per demolire alcuni cliché e luoghi comuni molto ben radicati ancora oggi e svelare aspetti poco noti dell'età romana. E in particolare, rivivremo un momento forse decisivo per l'intera storia dell'Occidente. Il momento in cui a Roma
si incontrano e si scontrano da una parte il mondo romano e dall'altro una nuova religione nascente destinata a lasciare una profonda impronta nella storia, la religione cristiana. Intorno al 60 d.C. l'impero romano comprende il Nord Africa, tutto il bacino mediterraneo e l'Europa occidentale fino a gran parte della Britannia. Il confine settentrionale corre lungo i fiumi Danubio e Reno ed è minacciato da popoli barbari come i Lici. 30 anni sono passati dalla crocifissione di Gesù. La religione cristiana è praticata ancora in clandestinità, ma conquista nuovi seguaci. L'impero romano è governato da Nerone, uomo crudele e dispotico che pretende lodi immeritate al suo talento artistico. Tra i suoi più stretti consiglieri c'è Petronio, famoso scrittore e fine esteta, considerato un maestro di eleganza. Petronio non è un personaggio di fantasia, è esistito davvero, l'autore di un'opera molto famosa, il Satyricon, che è giunta fino a noi. È un'opera dalla quale emerge tutta l'arguzia, l'intelligenza e anche l'ironia di quest'uomo. Un uomo che ama la bellezza e sa sorridere dei vizi umani e non disdegna il potere. Petronio, in effetti, è una delle persone più vicine all'imperatore Nerone, che ne ascolta il parere e si consiglia proprio con lui. Ed è grazie a Petronio che noi entriamo nel cuore della nostra storia, anche nelle stanze del potere, le stanze del palazzo dove si prendono le decisioni che scrivono la vita e il destino di milioni e milioni di persone in tutto l'impero. Questo palazzo è il palazzo di Nerone, la cosiddetta Domus Transitoria, che egli abitò prima di farsi costruire quella ancora più famosa, la Domus Aurea, che venne eretta proprio sulle ceneri della Roma distrutta dal famosissimo incendio. Ma non anticipiamo i tempi, tutto questo accadrà molto più in là, negli anni. Petronio ha deciso di aiutare il suo nipote, Marco Vinicio, a conquistare il cuore di Licia, la bellissima prigioniera di un popolo dell'attuale Turchia meridionale che è da poco entrato a far parte dell'impero romano, i Lici. Ora, Vinicio, come nelle migliori storie d'amore, si è perdutamente innamorato di Licia fin dal primo momento che l'ha vista. Il problema è che Licia è una preda di guerra e quindi proprietà privata di Nerone. Ed è proprio in una delle magnifiche feste organizzate da Nerone, appunto nella Domus Transitoria, che i due giovani si incontrano di nuovo, sotto l'occhio vigile di Petronio e lo sguardo interessato dell'imperatore. Ecco i nostri posti. Licia, salute a te. Meravigliosa divina bellezza. Salute a te, Marco. Felici i miei occhi che possono vederti. Sapevo che ti avrei trovata qui. Lode agli dèi. Ma appena ti ho vista, la gioia mi ha scosso l'anima, come per una fortuna inaspettata. Io ti amo, Licia. Lasciami, ti prego. Mia divina, amami. Cesare vi sta guardando. Petronio? È lei l'ostaggio di cui Vinicio è innamorato? Sì, è lei. E trova che sia bella? Sul tuo volto di giudice incomparabile vedo già la sentenza. La reputi troppo magra. Anche se finché è seduta è difficile valutarne la figura, tu hai dato la risposta. Troppo stretta di fianchi. Troppo stretta di fianchi. Tutti temono Nerone e il suo giudizio. Il potere di un imperatore a Roma, in effetti, è assoluto, senza limiti. Può bastare, pensate, una parola fuori posto, un gesto sbagliato per essere messi al bando, esiliati, imprigionati o addirittura
condannati a morte. La figura di Nerone, che la storia ci ha tramandato, infatti, è quella di un tiranno volubile, sanguinario, paranoico ai limiti della follia, ma è davvero così? Questo è il primo cliché che vogliamo demolire. Oggi, infatti, gli studiosi tendono a stemperare molto quest'idea e a presentare Nerone sotto una luce nuova, non così negativa. Sorprende, per esempio, che fosse dalla parte del popolo e contro i patrizi, l'elite dominante. Insomma, chi è davvero Nerone? Chi è questo imperatore? Nerone Claudio Druso Germanico salì al trono all'età di 16 anni. Di colpo, adolescente, si trovò imperatore di Roma, con il mondo ai suoi piedi. Era immensamente ricco, idolatrato, potente. Si potrebbe, insomma, paragonarlo a un giovane calciatore dei giorni nostri, proiettato sotto i riflettori mondiali senza alcuna esperienza di vita. Solo che Nerone aveva in più delle responsabilità enormi sulle spalle. Forse anche questo aspetto contribuì a creare una personalità molto complessa. Agrippina, sua madre, cercò di aiutare il giovane figlio mettendogli accanto un grande precettore come Seneca, proprio perché questo potesse guidarlo e filtrare i suoi comportamenti. L'immagine che per lo più si ha di lui è quella di un despota folle e affetto da manie di protagonismo, assetato di potere e ossessionato dall'idea di essere ucciso dai suoi nemici. Fece uccidere prima il fratellastro britannico, che poteva ambire legittimamente al suo trono. Poi la madre Agrippina, che lui giudicava severa e apprensiva, accusata di tramargli contro. Allontanò e costrinse al suicidio Seneca e si sbarazzò senza complimenti della moglie Ottavia per sposare l'amante Poppea Sabina. Ma nell'antica Roma le congiure di palazzo infestavano le stanze di potere da sempre. Perché la figura di Nerone acquista una luce così sinistra rispetto ad altri imperatori non meno decisi e sanguinari? Ciò è dovuto al fatto che le notizie che abbiamo di lui ci vengono riportate in massima parte dai suoi nemici, cioè storici come Tacito, che appartenevano a una schiera fieramente avversa all'imperatore, quella dei senatori. Una classe di potere che aveva tutto l'interesse a screditarlo di fronte ai contemporanei e ai posteri. La politica neroniana era infatti volta a migliorare le condizioni del popolo, limitando di molto i privilegi dei ricchi. La storia, si sa, la scrivono i vincitori, ma gli studi più recenti fanno risorgere dalle ombre del tempo una figura nuova di Nerone. Un uomo entusiasta e sognatore, e insieme uno statista avveduto e concreto. Un imperatore che amava la bellezza e aveva a cuore il suo popolo, molto più dei privilegi di una casta di potere. Essere imperatore di Roma certo non è facile, e Nerone ha enormi problemi da risolvere, affrontare ogni giorno, intrighi a palazzo, guerra ai confini dell'impero e poi uno sterminato numero di sudditi da sfamare. Ma è anche vero che la sua è una vita dorata, immersa nel lusso, nei privilegi, una vita che nessuno ha in tutto l'impero, e Nerone, da questo punto di vista, non si fa mancare nulla. I suoi banchetti, infatti, e le sue feste sono un'attrazione sulle bocche di tutti, a Roma e non solo a Roma. E lo resteranno per i secoli a venire. Nessun imperatore sarà mai più come lui. Nerone, infatti, se ci pensate, viene ricordato non solo come imperatore, ma anche come uomo di spettacolo. Il più sorprendente che l'antica Roma ricordi, con caratteristiche, diremo oggi, da showman. Capace, infatti, com'era di salire su un palco, oppure di cantare, recitare versi e suonare la lira, con effetti a dir vero un po' discutibili, ma insomma nessun imperatore è mai stato come lui. È veramente fuori dai canoni. C'è la musica, c'è la danza, c'è la poesia e c'è anche lo spettacolo più apprezzato e più crudele, lo spettacolo della morte. Oggi naturalmente rimarremo